Al Palamondolce di Urbino quest'oggi si è giocata la prima giornata del campionato di calcio 5 di Serie B, Girone B, tra Fuzza La Paura Urbino e Acli San Giuseppe Iesi, partita terminata sul risultato di parità di 4-4. È stato un pareggio con sapore di sconfitta, no? Che a 2 minuti dalla fine, un minuto, non lo so, abbiamo preso un gol. Però eravamo senza André, che è un grande giocatore, è un giocatore assente alla nostra squadra oggi, e Casisa, che non è al 100%, però abbiamo fatto una buona partita, secondo me. Abbiamo fatto quello che il mister ci ha chiesto di fare, potevamo fare meglio, ma adesso mettiamo la testa a quell'altra partita, la partita di sabato prossimo, dimentichiamo questa e cerchiamo di portare 3 punti a casa. Ma è logico che l'inizio di un campionato, dopo un mese di preparazione, si inizia sempre un po' in punta di piedi, perché comunque bisogna misurare l'avversario, misurarsi se stessi. Poi, una volta tolti e scrollati di dosso un pochino questi timori, abbiamo fatto il nostro calcio 5. Un pareggio amaro in quanto è maturato nell'ultimo minuto, però chi conosce questo sport sa che nell'ultimo minuto ancora per le partite si devono giocare fino alla fine, quindi un pareggio, un primo punto della classifica, un pareggio amaro, però la prestazione c'è stato, visto i miei ragazzi comunque partire con il piglio giusto. Quando si arriva si cerca sempre di pensare positivo, quindi di venire per fare il risultato pieno, però sapevamo che era molto difficile perché l'Urbino è una buona squadra con delle individualità molto spiccate, quindi sono molto contento alla fine del risultato, che credo abbiamo meritato.